Stop. Redbox, siete un gruppo di attori, autori, registi e producete cortometraggi destinati a YouTube. In cosa consiste il progetto e dove volete arrivare? Allora, noi siamo un gruppo di 5 ragazzi, noi tre che ci vedete, un fonico e una ragazza, un'attrice di Roma, e diciamo il nostro progetto è, forse non è neanche un progetto, ciò che ci accomuna è voler continuare a girare. Non c'è neanche chiaro l'obiettivo, anche perché è un po' difficile stabilire dove vogliamo arrivare quando i numeri che possiamo fare su YouTube, soprattutto partendo da una realtà come la nostra molto piccola, sono numeri molto bassi, non facciamo delle grandi view. Quello che ci accomuna è questo sentimento di voler continuare a girare qualunque sia il risultato. Giacomo, tu ti occupi soprattutto della parte tecnica. Sì. Suppongo che il budget sia praticamente ridotto all'osso. Quindi, quali sono gli escamotage che tu usi per poter fare comunque dei lavori che hanno un senso anche dal punto di vista tecnico? Allora sì, innanzitutto il budget è praticamente nullo, non perché non vogliamo investire su questo progetto. Gli escamotage che utilizziamo noi sono che si può vedere anche in dei video che abbiamo girato, perché oltre a produrre video per YouTube ci occupiamo anche di videoclip, quindi sono progetti un po' più elaborati dove ci divertiamo anche a creare delle scenografie originali, e a noi piace prendere materiali che capitano e a riassemblarli, restaurarli, e quindi di conseguenza poi possono sembrare addirittura più originali e unici di quello che poi puoi andare a comprare. La provocazione che ruolo ha in questo progetto? Diciamo che soprattutto il mio ruolo, che poi diciamo da quello che sono io come persona, va in combutta con quello che è il mio personaggio, è abbastanza provocatorio, anche se YouTube ci spinge ad essere a frenare un po' quanto vorremmo essere provocatori, perché fondamentalmente noi siamo ancora più tendenzialmente, soprattutto io, sarei molto più spinto. Invece con YouTube cerchiamo di raggiungere un compromesso fra quella che è la provocazione che vorremmo dare noi e comunque il voler raggiungere un compromesso con quello che è il pubblico di YouTube, che molte cose come la blasfemia, le scene troppo spinte, magari le regge un po' meno. E quali sono i prossimi progetti per il futuro? Allora, abbiamo diversi progetti, principalmente il progetto più vicino sono io, che viaggerò da Milano a Napoli cercando di creare nuovi iscritti, ma proprio cioè persona per persona. Un saluto in stile Redbox ai ragazzi di Ecomagazine. Niente, seguiteci su Facebook, Twitter, Instagram e iscrivetevi al canale.